Buongiorno. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Ok, tra un po' si tipo appiattiranno e saranno carini. Raga, allora, questo video sarà un day in a life, quindi vi porto con me in una giornata. Sto facendo colazione e mi sono svegliata tardi, cioè nel senso volevo svegliare alle 8 perché volevo andare in palestra, ma mi sono riaddormentata, cosa che non mi è mai successa in tutta la mia vita, però vabbè. E quindi adesso faccio colazione, studio e poi vado a mezzogiorno in palestra, così non divido completamente, cioè se andassi adesso perderei troppo tempo dallo studio, quindi ho lo studio per bene per 2 ore e poi vado. Ok, ho finito di fare colazione, volevo farvi vedere questo olio essenziale che sto adorando. Scusate l'ambulanza sotto, dice rigenerante e stimolante, cioè è una cosa pazzesca, è troppo buono, è pazzesco, lo amo. Oh yes. Ok, mi metto direttamente le cose da palestra così poi non mi passa la voglia di andarci. Metto questo di Nike, questi che li avevo presi da OVS, sono le leggings neri, e poi questo qua sempre di Nike. Let's do this. I leggings, quelli da palestra, e poi ho messo questa felpa che è in realtà di mio amico, gliel'ho fregata l'altra sera che ero a casa sua con un sacco di altri miei amici e niente, avevo freddo, me la sono fatta dare, adesso mi piace un sacco, la tengo, cioè non gliela rubo, però almeno per un po' la tengo. Adesso devo, non so se avete visto che ho staccato tutto il mondo perché si stanno staccando i pezzi, quindi devo riattaccarli in un prossimo futuro. Adesso devo fare una lavatrice e poi mi metto a studiare. Ok, so che il rosso non ci dovrebbe stare, però non ho voglia di buttarlo con null'altro, è tutto nero. Cioè è un asciugamano che uso in palestra, quindi non credo che possa rovinare il resto, anche perché l'ho già lavato 1000 volte e non ha mai fatto nulla. No. Ciao raga, mi sono dimenticata di riprendere mentre sono andata in palestra. Comunque sono 2 ore dopo l'ultima ripresa, sono andata in palestra e ho fatto, vabbè, un'oretta e poi ho fatto una sauna di 15 minuti. Adesso ho mangiato, non ho ripreso perché sono rimbambita, mi sono scordata. E niente, dopo domani è il mio compleanno, tra l'altro mercoledì quando esce questo video, e quindi sto organizzando una tipo una mini festina a casa qua. C'è una cosa tranquilla, aiuto, mi fa male il braccio perché ho fatto braccia in palestra. E adesso sto guardando dei video su YouTube, però poi devo tornare a studiare, quindi yeah. Ok, madonna che capelli pazzi, non me li sono nemmeno lavata dopo la palestra, ma perché li ho lavati ieri sera e non ho sudato tantissimo. Oddio raga, sono stanchissima, non riesco a muovermi. Tra l'altro non vi ho fatto vedere, ho preso una pianta. Ho finito di pulire la cucina mezza, che in realtà devo ancora pulire i fornelli, però vabbè, adesso disfo la lavatrice che è finita e poi mi rimetto a studiare. Poi tra l'altro prima mi sono arrivati i pacchi che ho ordinato, tra cui il libro per l'esame, quindi adesso mi ripiazzo qui. Praticamente per la festina che ho organizzato ho preso 24 metri
di queste lucine qui, e sono fighissime perché hanno il cavetto così, cioè con il USB. Adesso vi faccio vedere. Poi schiacciate qua e si accendono, guardate che carine. E potete diminuire, allora così è la luce più soffusa, così invece è quello al massimo. E li metto in giro, li metterò in giro per la casa. Sono straluminosi, cavolo. Vedete che carine. E poi le terrò, magari le metterò in camera. Che bello, sono molto casata. Le ho trovate su Amazon, tra l'altro tipo a 10 euro, nulla di che. Dopo vedo come organizzare tutto. Mi sono fatta un pranzo, mi sto facendo un po' di tè, perché quando studio io ho bisogno del tè. E niente, sono qua che sto per iniziare. Io ho voglia di mangiare i biscotti di Ikea, quelli di Natale. Ne ho ancora un bel po', quindi li mangerò. Ciao raga, questo più che essere un day in life è uno study with me praticamente. Adesso voglio mettere a posto qua sotto, che c'è una scatola che è tutta in casa, due scatole incasinate, e ne ho presa una nuova per organizzare le robe, quindi mi sa che lo faccio. Sono le 7, verso le 8:30 cenerò. Vediamo. Ok, qua sotto c'è un casino pazzesco, questa è la nuova scatola. E adesso devo prendere un po' di queste cose, aiuto. Vedere se riesco a farle stare tutte dentro la scatola. Poi c'è pure questa. Ok, va bene, adesso ce la faccio. Ok, questo è abbastanza facile. Adesso devo piacere le cose. Ah, Gesù, che faccio? Se riesco a fare una divisione, forse è così. Ok, questo ci sta, potrei tenerlo anche così in realtà. E questa è la mia scatola, questa è la scatola di trucchi che inviano, e questa è la scatola invece di skincare. Però in realtà se metto qui c'è la skincare molto meno di trucchi. Ok, adesso ci proviamo. Poi tipo piano piano io funziono così, non li uso, non li apro neanche, così slowly but surely inizio a usarli, capito? Il concetto è quello. Il problema è che la skincare è un pochino più ingombrante perché... Ah, in realtà, ecco, già mi prendo uno che ho finito, e lo struccante. Questo. Questo qui. Sì, secondo me ci stiamo. Cavolo, però vorrei mettere in ordine tutti i trucchi. Questo qui non vedo l'ora di provarlo. Sembra troppo figo, però voglio finire quelli che ho già, perché non ha senso aprire dei nuovi prodotti se non ho finito gli altri. Almeno non li devo comprare, infatti mi ritengo molto fortunata. Sembra ogni volta che mi arrivano dei regali, cioè dei pacchi, mi sembrano dei regali di Natale, mi sento tipo se fosse il mio compleanno. Ok, direi che ci siamo. È un disastro ovviamente qua dentro perché non so organizzare, però almeno sono un'unica e sono anche un po' più carina esteticamente. Queste sono state molto utili, però via. Adesso userò questo, è uno struccante di McLaren, come volete dirlo, che mi avevano inviato, e non vedo l'ora di usarlo perché ho finito il mio, non l'avevo neanche aperto perché, come vi ho detto, non voglio che scadano, quindi lo userò. Molto carina, sono contenta. Ho appena finito di mangiare. Franci, vabbè, adesso dobbiamo pulire. Basta, ciao! Hello, sono nel letto e mi sto tenendo la telecamera con una mano. Sto bevendo il latte. Ma che latte? Il tè? Guardate i miei brufolini. Voi che dite che non li ho mai. Basta, sto guardando dei video su YouTube. Penso che andrò a dormire tra molto poco. Quindi latte no.